allora dove sei rimasto? Rifiniamo il discorso dove sei rimasto. Ai bar sei rimasto. A questo bar capitava uno, io sono di Chance sulle Bisasse, no? No, dico Chance sulle Bisasse perché la prima volta mi fece un'intervista, mi domandò, lei da dove viene? Io a dire che ero di Campi di Bisenzio mi faceva un po' effetto all'intestino. Allora disse sono di Chance sulle Bisasse, di almeno con più figura. Infatti era una serata calda, volevo andare a pigliare un po' d'aria fresca alla finestra, ormai avevo preso proprio il verso francese, sobrio, elegante. Dissi, posso recarmi un menuto alla vetrata? Veniva a questo bar un mio amico, si chiamava Cambiremo, faceva il ciabattino. Era un anarchico, ma non perché l'avesse, come dire, approfondito culturalmente sui libri, si fosse versato eticamente, sapesse la ragione profonda per cui era come se il senso di stravaganza e di libertà l'avesse portato direttamente nel cervello il tramontano da Monteporello. Si Cambiremo aveva capito che per sostentare la sua vita, che consisteva nel fumare 3 o 4 sigari al giorno e fare qualche merenda con gli amici in collina, gli bastava produrre 3 paia di scarpe alla settimana. Oh, non ne fece mai 4. Se no diceva, sì, dopo mi tocca andare a appoggiare i soldi in banca. E io quel tempo lì lo voglio mia perdere, sai. Semmai mi recherò ma fa qualche merenduccia in più. Allora era preso di mira dai compagni del partito e si sostituiva e gli rompevano pedissequamente coglioni tutti i giorni domandandogli ma tu voterai comunista, Remo, ma tu voterai comunista? La prima volta Remo gli rispose miseria merdaccia, un c'è peggio. Si era bene collocato a sinistra del partito comunista nel 58. Comunque arrivò il giorno delle votazioni, Cambiremo si chiuse in cabina. Intanto fece una 50ina di croci sulla faccia e martello. Poi si firmò, Cambiremo, miseria, mertaccia. Allora, siccome era un tifosi, gli faceva degli scherzi gobbi, no? Uno di quelli meglio mi ricordo io, siccome lui si recava in mercato di Prato con queste 68 paia di zoccoli di sua produzione. Una mattina, uno scherzo preparato proprio apposta dagli amici, cominciò a gironzolargli intorno ai banchini un uomo molto elegante, vestito bene, con un'aria distinta, una voce un po' nordica. Dopo aver fatto qualche giro intorno ai banchi, gli disse: sono un rappresentante della Vigevano, me ne potrebbe fornire 400-500 paia a settimana? Come gli ha risposto Cambiremo? Miseria merdaccia, un lefon nemmeno un anno. Lui, come era nella vita pubblica, era anche quella privata. Vi ricordate a quei tempi, insomma, fino a qualche anno fa, c'era il trisse, no? Si chiedeva da ballare alle signorine, no? Si diceva, permette signorina, io a Chance sulle Bisasse non ci ho mai ballato, perché siccome passavo la domenica mattina con maiali per portare ai macelli, d'altra parte c'era il Dion da Spider, io passavo maiali con il barroccio da una Spider, credevo di far figura, no? Invece quando mi presentava ai Dancing a Mille Luci c'era sempre una signora più grande che accompagnava le giovani maiali alle danze. Quando mi presentavo io la gli tirava le pedate negli stinchi e mi diceva ma da con lui Puccio, mandalo via, mandalo via, mandalo fare. Allora e Cambiremo se andava a ballare e lui gli disse appunto permette signorina. Questa ragazza ebbe la malgrata idea di rispondi no grazie sono occupata. Cambiremo gli disse miseria merdaccio, e che tu sei un gabinetto. Come non ballava quasi mai perché gli aveva la testa grossa, sembrava una Giorgia da piccino. Comunque ogni tanto ballava, e una volta ballò con una bella ragazza. Allora per attaccare il discorso gli disse come tu ti chiami? Lei gli disse mi chiamo come un fiore. Allora Cambiremo tirò fuori tutta la sua cultura floreale e principiò Rosa, ed è no, no. Margherita, ed è no, no. Violetta, e no, no. Ortensia, e no, no. Giacinta, e no, no. Cambiremo cominciava a rompersi i coglioni. Garofana.
Ora Cambi se l'ha rotto davvero, lo ciò disse. Miseria merdaccia, tu ti chiamerai mia fiscia cana.